Tiburzio, Zampano, Dkidak, Koblar e Bucolo. Sono questi gli acquisti ufficializzati dal Potenza fino a questo momento. Infantino, vero e proprio sogno di mercato della società rossoblù, continua ad essere oggetto del mistero. Se dapprima sembrava imminente un suo approdo in rossoblù, dopo la conferenza stampa di qualche giorno fa in cui il presidente Caiata ha negato il possibile arrivo dell'attaccante tolvese, le possibilità sembrano essersi leggermente ridotte. Semplice strategia o verità, staremo a vedere, ma a detta del presidente, l'attaccante in arrivo sarà comunque un profilo importante per la categoria. Eppure l'attaccante tolvese sembra, stando a voci di corridoio più o meno vicine al giocatore, sempre più vicino a vestirsi di rossoblù una volta risolte alcune questioni con la Carrarese, sua attuale squadra. Un mercato che, fino a questo momento, ha certamente visto profili interessanti, ma allo stesso tempo ha necessità di vedere una decisa accelerata in entrata per ciò che concerne il tassello offensivo da affiancare a Buzio, così da consentire alla squadra di avere tutti gli effettivi a disposizione per la prossima trasferta con il Monterosi e favorire un progressivo e quanto più veloce ingresso dei nuovi arrivati. A salutare i rossoblù, almeno fino a questo momento, Zampa, Baclé, Banegas e Sessa, mandato all'Avello. Sempre caldo l'asse societario creatosi tra Potenza e Lavello, con le due società in costante contatto e con l'intento di unire le forze al fine di facilitare le rispettive trattative in entrata e in uscita. Una trattativa certamente rilevante, ma allo stesso tempo un discorso che andrà affrontato solo nel momento in cui effettivamente dovesse maturare e concretizzarsi quella che, almeno momentaneamente, è una bella collaborazione tra due realtà sportive lucane. Altre voci, in un momento tanto incerto e importante, sono da prendere con le pinze o, quantomeno, non andrebbero alimentate più del dovuto così da consentire a tutti gli eventuali interpreti di lavorare con tranquillità. Il Potenza al momento dovrà pensare solamente alla sua salvezza per poter programmare in maniera chiara il proprio futuro. Ben venga la collaborazione con soggetti imprenditoriali seri e interessati alla causa rossoblù, tuttavia, quanto emerso dall'ultima conferenza stampa non lascia dubbi. Salvatore Caiata e la fedelissima associazione Potenza 1919 proseguiranno a guidare questa società anche nella prossima stagione. Un passaggio certamente apprezzato e di buon auspicio per il futuro. La chiarezza di oggi sarà la sicurezza e la tranquillità del Potenza del domani. Aver apertamente dichiarato che il Potenza non vivrà l'ennesimo dramma estivo che si ripropone da qualche anno, ossia il continuo susseguirsi su presunte dimissioni o disimpegni nel periodo di costruzione estivo di una squadra, è un primo passo verso una comunicazione che dovrà, per forza di cose, essere sempre più dinamica, chiara e in linea con il rapporto di stima e fiducia creatosi tra il presidente e la piazza in questi anni. La strada segnata dalla società sembra essere finalmente quella giusta dopo un periodo di appannamento. Ora si conquisti la salvezza per potersi concentrare su interessanti e inaspettate prospettive rossoblù.